Buonasera e bentornati a Dottor Star Bene, trasmissione prodotta dalla WISP Abruzzo Molise e sempre qui sui canali di TV6. Allora, qui in studio con me, come sempre, c'è il dottor Alessandro Labarba. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi. Buonasera Alessandro. Allora, oggi entriamo direttamente nel vivo dell'argomento di questa puntata. Presentiamo subito la nostra ospite che è in collegamento ed è la dottoressa Silvia D'Incecco. Buonasera a tutti. Buonasera dottoressa. Buonasera, psicologa e psicoterapeuta. Allora, il tema e l'argomento di cui vogliamo parlare oggi è il disagio mentale, ma non solo il disagio mentale, anche il disagio affettivo, emozionale, tutto ciò che in un qualche modo ci comporta un disequilibrio. Allora, Alessandro, comincio io col chiedere alla dottoressa una cosa forse scontata, però ai più non è vero che poi così scontata per i più. E in maniera molto semplice, Silvia, ti chiedo di spiegarci a noi profani che differenza c'è tra psicologia e psicoterapia e quando rivolgersi allo psicologo o quando invece rivolgerci allo psicoterapeuta. Oppure sono la stessa cosa? Allora, diciamo che sicuramente per poter essere psicoterapeuta bisogna essere anche psicologo e non è vero il contrario, quindi si può anche decidere di conseguire la laurea in psicologia e rimanere soltanto psicologi, quindi lavorare in altri settori, per esempio occuparsi di formazione, di supporto, intraprendere quindi un cammino in altri ambiti, mentre l'ambito della psicoterapia è un ambito clinico, quindi richiede una specializzazione quadriennale che chiaramente fornisce tutte le strategie, fornisce gli strumenti, fornisce una formazione personale che serve per curare dei disturbi. Quindi la fondamentale differenza è che in un caso abbiamo un intervento clinico, quindi nel caso della psicoterapia e di cura, nell'altro abbiamo interventi che sono più che altro di supporto, di formazione. Quando rivolgersi ad uno psicoterapeuta? Quando la qualità di vita viene peggiorata in uno dei suoi aspetti, quindi quando sicuramente per un momento particolare della propria vita o per qualcosa che accade in modo inaspettato o anche semplice per un percorso di autoconoscenza si vuole fare un intervento un pochino più profondo su se stessi, quindi la differenza sostanziale è questa. Bene, allora tu ce l'hai spiegato in maniera molto semplice, quindi insomma ci è abbastanza chiaro il confine tra l'una e l'altra cosa. Probabilmente non è molto chiaro a noi stessi quando c'è bisogno, quando si presenta la necessità di doverci rivolgere allo psicologo, che come ci è ben spiegato può anche essere uno psicoterapeuta oppure potrebbe essere semplicemente uno psicologo. Senti, la psicologia comunque è una scienza medica che è sempre stata molto contrastata. Diciamo che tra le tante scienze mediche è una di quelle discipline o di quelle specializzazioni, di quelle specialistiche che sin dalla notte dei tempi non è stata mai accettata di buon grado. Ma questo perché? Beh, sicuramente perché aleggia il pregiudizio rispetto alla figura dello psicologo, vista non come lo studioso del comportamento umano, ma vista come colui che accoglie le persone che hanno problemi psicologici, intesi non nella loro accezione, diciamo, più naturale, ma in un'accezione negativa, quindi svalutante, critica, e allora nasce il pregiudizio rispetto al fatto che andare dallo psicologo significhi essere matti, fuori di testa, e quando ne possiamo aggiungere tantissime. Purtroppo c'è questo pregiudizio. Non nascondo che spesso anche nelle persone che scelgono di intraprendere questo percorso
o per propria iniziativa o per suggerimento di familiari o amici, si arriva ad un certo punto in cui loro stessi dicono: adesso te lo confesso, io ero piuttosto scettico, scettica, non ero così convinta, avevo dei pregiudizi, adesso ho capito di cosa si tratta. Quindi sicuramente da una parte abbiamo il limite che si sa che insomma intraprendere un percorso di psicoterapia significa scavare dentro se stessi e non è facile quindi mettersi nelle mani di qualcuno, affidare la propria vita, la propria intimità alle mani di qualcuno che diventa un confidente molto molto intimo. Poi c'è quest'altro aspetto che appunto è legato al pregiudizio, spesso alla paura del giudizio. Ecco, quindi sicuramente questa è una grande limitazione che io spero che piano piano si continui a combattere, perché ci sono sempre più persone che ricorrono per fortuna all'aiuto dello psicoterapeuta cercando di superare questi ostacoli. Allora, ascolta Silvia, prima hai detto una cosa veramente molto bella perché è molto realistica, molto veritiera. Solitamente si abbina o si abbinava, perché da un lustro a questa parte le cose sono un po' cambiate fortunatamente, il rivolgersi allo psicologo come il dover accettare e ammettere di essere pazzi. Quindi vado allo psicologo perché sono pazzo. E un altro luogo comune, però anche quello, non vado dallo psicologo perché tanto non c'è cura, non mi cura. Allora, sotto il profilo invece della cura, lo psicologo cura nel senso che aiuta, perché curare significa appunto aiutare a stare bene, non significa necessariamente assumere dei farmaci o fare delle terapie. Certo, allora apro una piccola parentesi. Lo psicoterapeuta, anche per rimanere un po' in quelle che sono le competenze, non somministra farmaci a meno che non stiamo parlando di un medico che ha anche la specializzazione in psicoterapia e quindi nella stessa figura si possono trovare sia l'intervento farmacologico che l'intervento di psicoterapia. Quindi detto questo, si apre un altro canale. Cosa si fa solo con lo psicoterapeuta? Perché è un vero e proprio percorso di cura. Si cercano le strategie, quindi innanzitutto si fa un'analisi di una domanda, di un bisogno, qual è il bisogno della persona in quel momento. Attraverso il colloquio, che è già uno strumento, il primo strumento che lo psicologo utilizza, si acquisiscono tutte le informazioni fondamentali per creare una relazione, per creare il terreno fertile, il setting per poter lavorare insieme. Poi si fa un'analisi delle risorse, quindi una volta che io ho chiaro qual è il problema, una volta che io ho chiaro anche qual è l'assetto di base della persona che ho davanti e quali sono le risorse disponibili, si lavora per potenziare le risorse disponibili ed eventualmente anche per crearne delle nuove, quindi sviluppare delle nuove abilità. Il percorso di psicoterapia è anche un percorso dove vengono insegnate delle tecniche, vengono utilizzate insieme, poi si chiede di ripeterle in autonomia in alcune situazioni. Quindi, sulla base del tipo di problema che viene riportato, ci sono delle strategie molto specifiche, soprattutto se consideriamo una delle difficoltà più frequenti, l'ansia, i disturbi d'attacco di panico, disturbi d'ansia. Su questo fronte abbiamo tantissime strategie che possono aiutare a gestire gli stati ansiosi e recuperare la propria autonomia. Quindi. Dottoressa, invece per quanto riguarda le dipendenze, la psicoterapia o la psicologia ci può aiutare in qualche modo? Ci supporta in qualche modo o ancora c'è una strada su questo punto, da questo punto di vista? Assolutamente sì, assolutamente sì. Per le dipendenze vale lo stesso discorso, nel senso che io prima sono stata un po' generica perché chiaramente adesso parlare di tutte le singole strategie disturbo per disturbo diventerebbe molto Certo. impegnativo, ma sulle dipendenze si può lavorare anche in modo molto pratico, molto concreto, perché ecco, un'altra precisazione che possiamo fare è questa: molto spesso si pensa al percorso di psicoterapia come ad un percorso molto lungo, che
che porta via tanti anni, quindi davanti all'esigenza di dover risolvere una problematica velocemente si rinuncia o non si dà fiducia a un percorso di psicoterapia presumendo che ci siano dei tempi lunghissimi. Invece, molto spesso, soprattutto nell'orientamento cognitivo comportamentale, che è appunto quello in cui sono specializzata, si ha un approccio molto pratico dove si lavora sul qui ed ora, cercando di modificare degli atteggiamenti, dei comportamenti disfunzionali, cioè quei comportamenti svantaggiosi, che possono essere chiamati anche sintomi, lavorando sulla quotidianità, quindi senza dover fare un percorso lungo di mesi o anni retrospettivo. Avviene anche questo, chiaramente si fanno degli approfondimenti, si fanno dei percorsi un po' all'indietro per integrare, ma c'è un approccio che permette proprio sul qui ed ora di modificare nell'immediato dei comportamenti e verificare se hanno portato un vantaggio oppure no. Quindi è un percorso che si fa insieme, si corregge il tiro insieme, si va avanti con un accompagnamento, quindi io credo che sia molto importante la psicoterapia nelle dipendenze. Se solo valutiamo la dipendenza per il gioco, per esempio, per il gioco d'azzardo, e lì abbiamo tantissime risorse, abbiamo tantissime tecniche e soprattutto la valutazione, al di là di quale strumento posso utilizzare, la valutazione di quali sono tutti gli stimoli che noi non siamo abituati a considerare, che fungono da fattori attivanti. Allora, già fare un lavoro in cui io riesco a riconoscere che degli stimoli banali, apparentemente insignificanti, per me invece sono i trigger, quindi proprio gli attivanti di un comportamento, già questo è una scoperta personale grandissima. Se poi a questo... Quindi possiamo ricorrere alla psicoterapia senza mettere in discussione tutto di noi stessi, tutta la nostra personalità, può essere anche mirata alla risoluzione di un problema. Beh, diciamo che non possono essere due percorsi completamente scollegati, però sicuramente c'è una parte molto più pratica, più tecnica, che per agire sul problema, ma il problema è sempre collegato poi a dei richiami personali, ad un vissuto, alla propria vita, alle esperienze fatte. E sarà una scelta poi quella di andare più a fondo e di approfondire alcune situazioni, alcuni vissuti, o di fermarsi e accontentarsi, insomma, dell'aver risolto magari il problema più pratico. Senti, allora, hai appena detto che il percorso di psicoterapia è un percorso che noi siamo abituati a ritenere che richieda molto tempo. E forse a volte riteniamo pure che è un percorso dal quale non usciamo mai, no? È come se a sua volta ci creasse una dipendenza. Ci hai detto che questo non è vero, però è anche vero, o se è vero in che misura, che ogni tot di tempo il percorso di psicoterapia va ripetuto, o comunque il paziente, l'utente, ne sente la necessità. È ciclico questo percorso? Ma non necessariamente, nel senso che un percorso può anche essere concluso perché si acquisiscono gli strumenti necessari per gestirsi, si fa magari anche quella parte di lavoro più introspettivo che rimane come una scoperta di se stessi. Poi magari nella vita accade qualcos'altro e allora tutto questo viene sì utilizzato in automatico perché le competenze rimangono, però c'è bisogno della condivisione, magari c'è bisogno di riprendere questo percorso insieme ad una persona che conosce tutti gli aspetti, che conosce tutti i trascorsi, che magari può dare qualcosa di nuovo rispetto all'elemento nuovo di disagio. Quindi c'è la possibilità di riprendere, e nel momento in cui si ricomincia non è una nuova psicoterapia, sicuramente si riparte da un nuovo punto ma con una buona base. Non è diciamo una prescrizione quella di sospendere e poi di fare una pausa, di riprendere o di procedere a fasi.
come protocollo, intendo dire. Poi dobbiamo anche fare un po' una distinzione rispetto all'utenza, perché ci sono delle persone che hanno una grande costanza, una grande continuità, e allora lì qualche volta è il terapeuta stesso a dire: beh, è passato un po' di tempo, ho ottenuto dei buoni risultati, cerchiamo di allungare un pochino i tempi, quindi vediamoci meno, sempre meno, per lasciare più autonomia. Qualche volta invece sembra un po' una rincorsa, perché gli appuntamenti vengono spostati, vengono rimandati, non c'è una continuità, e chiaramente il discorso lì diventa più frammentario. Allora sembra che ci siano delle sospensioni e delle riprese. In realtà, se questo accade in una prima fase di percorso psicoterapeutico, diciamo che è un po' un segnale di una scarsa motivazione, quindi di un percorso che non è ancora stato intrapreso con decisione. Rispetto invece al fatto di fare proprio delle pause e riprendere, questo non è contemplato. Va bene, può succedere, ma non è necessario. Certo. Venendo invece, dottoressa, alla contemporaneità, al giorno d'oggi, il Covid ci ha diciamo dato un grosso isolamento, ci ha allontanato dalle persone, e molto spesso ci rifugiamo e usiamo social network, dico i più noti, Facebook, Instagram. In che modo e qual è la loro funzione? Ci allontanano, ci avvicinano alla realtà, e in che modo poi possono aiutarci o meno a ritornare a quella che è una normalità, una vita insieme? Sì, diciamo che come ogni strumento bisogna saperne prendere la parte buona, quindi tutto con moderazione. Credo che in questo momento siano stati di grande supporto, di grande conforto tutti questi mezzi. Se già pensiamo alla didattica a distanza, che è stato un esperimento, quindi con qualche scuola magari è andata meglio, in qualche scuola un po' meno, però è stata una grande risorsa. Pensiamo allo smart working, quindi alla possibilità per molti di continuare a lavorare. Allora, diciamo che al di là dell'utilizzo per proseguire le attività del quotidiano, poi c'è stato forse un uso un po' più importante anche per il mantenimento delle relazioni, dei contatti. Io penso che sia stata una buona risorsa. Il confine che poi delimita la buona risorsa e l'eccesso, l'abuso di questa risorsa, forse non è sempre così netto e così visibile. Quindi l'importante è cercare di avere sempre la capacità di fermarsi, la capacità di dire: ma io riesco a fare anche altro, perché se pensiamo, questo diventa un mezzo di comunicazione, quindi ci sta che io possa fare una videochiamata anziché una telefonata. Ci sta che io possa utilizzare di più i mezzi come Facebook per condividere, ma non dobbiamo dimenticare che comunque c'è sempre il bisogno di un contatto umano, e che questi mezzi non possono sostituire il vero contatto umano. Allora la domanda poi è: nel momento in cui è possibile fare altro, io sono in grado di non essere dipendente da questi mezzi, di non avere bisogno continuamente? Perché poi il problema è questo, che si ricorre a Facebook, Instagram e tutti quanti questi social per qualunque cosa si abbia bisogno, senza valutare se ci sono possibilità di ricorrere, diciamo, di ottenere quello che cerco anche in un altro modo. Per allora, cui... dottoressa, ti interrompo, e a proposito di questa considerazione che stavi facendo, ti volevo chiedere: già da un po' di anni si parla di un fenomeno largamente in uso tra i giovani, che è la cosiddetta sindrome di autoreclusione, che ha un nome credo giapponese, la sindrome di Hikikomori. Sì. In questo particolare periodo che stiamo vivendo, dove pare che abbiamo una sorta di eterorreclusione, cioè ci hanno tutti chiusi dentro, siamo tutti praticamente inibiti nelle azioni, nei movimenti, eccetera, non corriamo il rischio, soprattutto la fascia di età giovane e più giovane, di incorrere in questo tipo di sindrome? Diciamo che sono due
due atteggiamenti diversi. Sicuramente l'origine fa la differenza, perché nel fenomeno dell'ikigomori c'è una scelta, una libera scelta, che è quella di vivere in isolamento, e a volte in questo isolamento sono esclusi anche i genitori, quindi è proprio la volontà, il desiderio di vivere in isolamento, che prescinde chiaramente da, prevede che dietro ci sia un grosso disagio che non consente di desiderare, di cercare le relazioni, quindi delle grosse problematiche a livello interpersonale. Quello che è accaduto a noi è stata un'imposizione, è stato un po' come dire cerchiamo una soluzione possibile ad un problema che ci è piombato addosso in modo abbastanza inaspettato, per cui ci potrebbe essere la possibilità di esagerare, di perdere, come dicevamo prima, il contatto e quindi di rinchiudersi. Però credo che ci siano dei campanelli di allarme, c'è una grossa differenza rispetto a chi lo sceglie. Quindi la scelta personale ha rimedio, diciamo così, temporaneo, c'è sicuramente una differenza nell'origine della scelta di questo, dell'uso di questi media. Il problema è che quando e se dovesse accadere che viene a mancare un contatto con la realtà, è semplicemente perché c'è stata una slatentizzazione, magari c'erano dei problemi che sarebbero venuti fuori comunque, delle problematiche che questo momento e questo problema così particolare hanno soltanto esacerbato e slatentizzato. Certo, bene. Allora, passiamo alla rubrica del dottor La Barba, la Wix Fake. Il tema di oggi della nostra fake news è un tema più leggero della scorsa puntata e parliamo del vino. L'associazione Asso Enology, su un noto magazine, Wine Magazine, un giornale di settore, ha pubblicato un articolo che sosteneva che assumere vino, più bicchieri di vino durante la giornata diminuisse le probabilità di contrarre il virus. Questo diceva che era possibile perché il vino, essendo una sostanza idroalcolica, igienizzava il cavorale lì proprio dove si annidava il virus e quindi lo uccideva. Chiaramente mi sembra evidente che questa cosa non è vera. Il vino è un'ottima bevanda, beviamola con parsimonia, ma non uccide il Covid. Beh, ci sarebbe, diciamo, piaciuto poter risolvere questo problema trasformandoci tutti in bevitori o grandi bevitori. Poi forse dovevamo ricorrere alla psicologa, alla dottoressa D'Incecco, per poter uscire fuori da un altro tipo di tunnel, però così non è. Bene, siamo giunti in conclusione anche di questa puntata. Saluto la dottoressa Silvia D'Incecco. Ciao, arrivederci Silvia. Arrivederci, dottoressa. Arrivederci. Grazie per essere stata qui con noi. Grazie. Alessandro, ti lascio l'appuntamento per la prossima settimana, così studierai una nuova Wix Fake che ci farà divertire, perché questa di oggi è stata veramente molto molto divertente. Saluto il pubblico che sempre molto caramente ci segue da casa e gli do appuntamento alla prossima settimana, sempre con Dottor Starbene e insieme alla WISP Abruzzo Molise.